Diritto internazionale umanitario, se ne è parlato oggi al Centro Samaritano della Caritas per l'evento organizzato dalle volontarie della Croce Rossa e dalle Croce Rossine. Focus soprattutto sui conflitti e su come siano cambiati negli ultimi anni. Abbiamo organizzato questa giornata, questa mattinata di incontro che è aperta ai nostri volontari certamente, ma anche alla popolazione e alle scuole. Ad esempio c'è una classe di una scuola media di Piacenza che è venuta con gli insegnanti proprio per partecipare a questa giornata di formazione sul diritto internazionale umanitario. Croce Rossa non è soltanto emergenza e assistenza alle persone bisognose, ma è anche diffusione appunto di queste nozioni molto importanti e di strettissima attualità. Nel frattempo la Croce Rossa continua ad essere coinvolta nell'accoglienza dei profughi con volontari che partono anche da Piacenza. Ad esempio, proprio ieri una nostra infermiera volontaria è partita per una missione su una nave della Marina Militare Italiana proprio per assistere i migranti nel Mediterraneo. Croce Rossa in prima linea, come del resto anche altre associazioni, per assistere queste persone che sono coinvolte in una tragedia epocale, purtroppo. È anche vero che il diritto internazionale umanitario del quale parliamo oggi è rivolto, tratta dei conflitti, ecco, delle situazioni di conflitto, però fa parte anche l'assistenza ai profughi.